Non è vero che fu uno scontro frontale. Sei sono gli ospedali che rifiutano di curare Rino Gaetano. Un racconto articolato quanto documentato, quello dello scrittore Bruno Mautone, alla terza pubblicazione sul mistero della morte del cantautore Rino Gaetano a 40 anni dalla sua scomparsa. Ospite della trasmissione Campania Oggi, l'ex sindaco di Agropoli illustra le ipotesi sulle frequentazioni dell'artista e i dubbi sull'incidente stradale sulla Nomentana di quel giugno 1981 che segnò il tragico decesso del cantautore romano. Innanzitutto, non è vero che fu uno scontro frontale. I danni localizzati sui due veicoli smentiscono questa dinamica, la sbugiardano. Interviene un'ambulanza misteriosa dei vigili del fuoco. E fa una scelta sbagliata per Rino Gaetano, perché viene portato in ospedale privo del reparto di traumatologia. Sei sono gli ospedali che rifiutano di curare Rino Gaetano. Mautone poi svela dei messaggi criptici che Gaetano lanciava nelle sue canzoni. Inutile che più lui parla della morte di Wilma Montesi, la evoca, una tragica vicenda dove erano pure funzionari del Vaticano, addirittura dell'ambasciata americana e della Roma Bene. Viene trovata morta sulla spiaggia di Capocotta e i due imputati furono un marchese Ugo Montagna e un politico, il figlio del ministro degli esteri Piccioni dell'epoca. Secondo Sì. te, Rino Gaetano, sapeva Sì. che prima o poi, ipotizzando tutto, l'avrebbero, diciamo, ucciso? Vede già la sua salma, come dicevo, portata a spalle e dice pure che si gira attorno ed è solo, perché ha capito che oramai nell'ambiente discografico quello che lui racconta è troppo pericoloso, è troppo insistito nel corso degli anni e quindi lui è un uomo nel mirino.